Bravi. Ottimo, ben fatto. Negli ultimi giorni un argomento è stato sulla bocca di tutti, una sfida, una competizione, per così dire, che ha visto sfidarsi vari esponenti in lizza per un agognato premio. Uno scontro che ha coinvolto gruppi diversi, ognuno con le proprie ideologie, il quale erano più o meno eticamente giuste uno rispetto all'altra, ma che comunque ci hanno tenuto e ancora continuano a tenerci con il fiato sospeso in attesa dei risultati. Sto ovviamente parlando delle elezioni, scusatemi, selezioni dei campioni per il torneo Tre Maghi. Perché cosa pensavate che saremmo andati a trattare? Esiste forse avvenimento più importante? Forse soltanto il bagno annuale di Piton, potrebbero dire alcuni di voi, senza nemmeno troppi torti. Sta di fatto che negli ultimi giorni non si è parlato di altro. Tra i corridoi di Hogwarts, sulla radio, alla Gazzetta del Profeta, tutti quanti si chiedevano la stessa cosa: chi sarebbero stati i tre campioni eletti? I contendenti sono infatti stati caldamente invitati a recarsi al calice di fuoco e inserire al suo interno un pezzo di pergamena contenente il loro nome, soltanto e solo il loro nome. Alcune candidature sono state infatti ritenute non idonee, dato che qualcuno ci aveva scritto sopra cose come ad esempio la loro ubicazione della cassaforte alla Gringot. Non si sa proprio chi sia stato. Non riusciamo proprio a pensare a chi potrebbe cercare di corrompere i giudici usando la propria fortuna di famiglia. Nessuno. Letteralmente nessuno. Questo perché, nonostante i professori l'avessero spiegato più e più volte, alcuni si ostinavano a non capire che il giudice non fossero loro, bensì il calice stesso. Infatti sembra che uno studente abbia addirittura imbevuto il proprio foglio di pergamena in un potentissimo filtro d'amore, ma ciò, diciamo che è finito con l'avere delle reazioni secondarie. Per ragioni di comune buonsenso non posso entrare in dettagli, ma ecco, diciamo che domenica notte sono provenuti degli strani rumori dalla sala grande e i professori hanno fatto fatica a staccare un Gregory Goyle decisamente confuso dal calice di fuoco. Anche le limitazioni imposte dal Dipartimento degli Sport e dei Giochi Magici non sono state viste propriamente di buon occhio. Il divieto esteso di Silente ai minori di 17 anni di prendere parte alla competizione ha infatti infiammato gli spiriti più ribelli degli studenti. Sono ormai noti a tutti i due avvenimenti principali a questo riguardo, dato che letteralmente tutti ne stanno parlando. Sono andato al cesso e mi è uscito Mirtilla malcontenta da sotto cercando di spettegolare, voglio dire almeno un po' di privacy per l'amor di Dio! Il primo ha visto, come ormai ben sappiamo, il fallimentare tentativo di gemelli Weasley di aggirare la linea dell'età disegnata da Silente. Anche se, sinceramente, non ho capito se stessero cercando di fare un cosplay dello stesso Silente per ingannare la linea o se la loro fosse semplicemente una trasfigurazione dei barboncini andata molto, molto male. Ma tuttavia ciò non ha neanche lontanamente scaturito lo stesso scandalo delle azioni di Hermione Granger, una delle favorite del pubblico tra i possibili contendenti del torneo. Proprio data la sua giovanissima età, la signorina Granger ha infatti dato il via ad un movimento incentrato sull'equità, che desse il diritto di gareggiare a tutti coloro che lo desiderassero, denominato Più Hogwarts. Il movimento aveva inizialmente scosso un discreto successo, anche se gli esperti ritengono che ciò fosse in gran parte dovuto alle promesse sulla legalizzazione dell'alga branchia. I Tasso Rosso sono stati particolarmente solidali da questo punto di vista, stranamente. Ma tuttavia la signorina Granger si è vista crollare le possibilità di successo in seguito all'indecoro... indecoroso. No, ma ragazzi, no, non era così indecoroso, ma raga, ma avete visto che bo... va bene, mi attengo al copione. Dio santo. In seguito all'indecoroso gesto di domenica, quando la signorina Granger è salita su un tavolo nella sala grande e si è levata la maglietta in segno di protesta, rivelando la scritta "Silente, sei scaduto" sul proprio corpo. Si ritiene infatti che la provocatoria frase fosse indirizzata all'età centenaria del preside, anche se i più maliziosi sostengono che questo fosse soltanto un perverso tentativo di corruzione dello stesso. Ma se di questo si trattasse, la signorina Granger avrebbe sbagliato clamorosamente a questo giro, date le preferenze sessuali di Silente, il quale in seguito all'avvenimento ha rivelato ai nostri giornalisti: "Personalmente, quelli non sono i pallini acidi che preferisco, per quanto il signor Weasley fosse più accaldato di un ungaro spinato." Tuttavia, questo non è stato l'unico gruppo ideologico che si è venuto a creare tra le aule e i corridoi del castello. Per quanto lo stesso scopo del torneo alla base fosse proprio quello della cooperazione magica tra le varie culture, alcuni studenti non hanno visto di buon occhio l'arrivo delle delegazioni straniere di Durmstrang e Beauxbatons. Una coalizione ha così cominciato a radunarsi nella torre più a nord del castello, prendendo il curioso nome di Miglio Nord. Il loro motto? Hogwarts agli hogwartsiani.
I migliori, così si fanno chiamare, ritengono infatti che soltanto gli studenti di Hogwarts debbano prendere parte alla competizione. Molti temono infatti un possibile attacco da questi stranieri, definendoli violenti e senza alcuna cultura. Ma andiamo, ma chi vogliamo prendere in giro, ragazzi? Fleur Delacour non potrebbe far male a una mosca, le scorreggia addosso a quella cade a terra priva di sensi, e poi sprovvisti di cultura? I francesi, si sa, hanno sempre avuto una cultura millenaria e totalmente originale, senza dover andare a prendere altre opere in prestito ad altre culture. Non sappiamo però se possiamo fare battute su Durmstrang. La sua ubicazione è infatti sconosciuta, sappiamo soltanto che si trovi da qualche parte nel nord Europa, il che la pone terribilmente vicina alla Russia. Ed ecco, non vorremmo rischiare di far arrabbiare il mago scuro più potente di tutti i tempi. Tra le altre lamentele dei migliori, però, una emerge sopra tutte le altre. Hanno infatti criticato al preside un taglio nei fondi scolastici, ritenendo che questi siano stati impiegati nel mantenimento degli studenti stranieri. Il leader del movimento, tale Matthew Save Wines, continua ad insistere sul fatto che agli studenti stranieri vengano pagati ben 35 galeoni al giorno, per poi non fare assolutamente nulla, se non passare le loro giornate sul loro veliero 5 stelle, andare a ubriacarsi a Hogsmeade e mandare lettere con i loro gufi con pedigree di ultima generazione. Tuttavia, questa notizia è falsa. I soldi dovuti al mantenimento delle delegazioni provengono infatti dal Ministero della Magia e sappiamo benissimo come i soldi mancanti siano finiti invece nelle mani del professor Vitius. Come la nostra inchiesta della scorsa settimana infatti rivelato, il noto professore di incantesimi aveva intenzione di ristrutturare l'intera Hogwarts in una scala ridotta del 25%, così da farlo apparire più grande nelle aule. Ehi, dovrei fare la stessa cosa con il mio corpo, lasciando fuori soltanto il c***o. Ma non sono mancati purtroppo anche gli scontri. Alcuni studenti si sono infatti avvicinati a delle ideologie che i più vecchiotti di noi hanno avuto modo di vedere in passato, durante il dominio di Voldemort e dei terribili Mangiamorte. Per quanto il loro sia stato un comportamento completamente disgustoso, e alcuni studenti giustamente si siano messi a protestare, in maniera anche piuttosto accesa, vi ricordo che la via della violenza non è mai quella giusta. Almeno fuori dalla rivalità delle case, ovviamente. E anche in quel modo sapete benissimo come funziona il cerchio della vita. I Corvonero menano i Grifondoro tartassano i Serpeverde saccagnano i Tasso Rosso e i Tasso Rosso le prendono. No, vai via, non voglio i tuoi abbracci! Questi simpatizzanti, riunitesi sotto il nome di Homeuro, continuano a sostenere di non seguire in alcun modo le ideologie di Voldemort, esattamente allo stesso modo in cui io sostengo di non amare la follia il kebab. Inoltre, la scelta del loro simbolo ha creato un po' di confusione. I loro oppositori hanno infatti riconosciuto nell'animale il rospo Oscar, arrivando alla conclusione semplicemente ovvia che Neville Paciok dovesse essere il misterioso leader del movimento, dandogli fuoco alle mutande in sala grande. Neville, auguriamo a te e al tuo deretano una pronta guarigione. Qui in redazione siamo tutti con te. Ma certamente le sorprese più grandi sono arrivati pochi minuti fa, quando il calice di fuoco ha finalmente scelto i suoi campioni. Ma purtroppo, per quel che riguarda la scelta del campione di Hogwarts, sembra che il calice non sia riuscito in alcun modo ad arrivare a una decisione del 40% per nessuno dei candidati, e dunque, in maniera del tutto straordinaria, ben due nomi ne sono usciti. Il primo, Cedric Diggory, è stato generalmente ben accolto dal pubblico. Tuttavia, l'emozione deve aver sopraffatto il povero Cedric, infatti aveva gli occhi completamente rossi, probabilmente nel tentativo di trattenere le lacrime, continuava a rivolgersi a tutti con «minchia, frate» e soprattutto continuava ad afferrare cibo a destra e a manca, non ho capito il perché. Ma il secondo, tale Harry Potter, non è stato accolto alla stessa maniera. Quando infatti il preside ha chiamato il suo nome, gli insulti e le grida di disappunto hanno riempito la sala grande. Insulti anche molto, molto pesanti che ci vediamo costretti a riferire come tua mamma è morta, sei un cazzo di orfano, oppure il peggiore di tutti, il tuo migliore amico è troppo povero. Molti infatti si chiedono come Harry Potter sia riuscito ad emergere vincitore nonostante la sua giovanissima età e moltissimi non riescono a vederlo come abbastanza idoneo ad affrontare una sfida così impegnativa, senza contare che molti si chiedono anche come... Scusate? Sì? Ah, abbiamo un aggiornamento in diretta a quanto pare dalla stanza dei trofei, passiamo al nostro operatore subito.
Ah, eccoli qua, i nostri campioni. In attesa di essere aggiornati dai presidi, sicuramente saranno molto agitati. Ah, eccoli che arrivano, pronti ad impartire le istruzioni. Ma cosa sta facendo, Silente? Mio Dio! Stacca, stacca, stacca! Qualcuno chiami la protezione animale. Scusatemi, dobbiamo interrompere qui la trasmissione. A seguire subito Molly Weasley con il suo programma Quattro Salti in Calderone. Noi ci vediamo martedì prossimo. Alla... Scusa, qualcuno... Peta, peta!